Amici del Sannazzaro, si parte con questa grande finale. Siamo in Serie C e il match è quello tra gli FC Chiavata e una storica squadra del torneo Sannazzaro, i Patet, che rincorrono un'altra ennesima vittoria in questo torneo finale della Serie C Winter, anzi Summer Edition, ma siamo in un clima da Winter Edition, grande freddo che è calato qui negli ultimi giorni, nei primi giorni di ottobre, qui sulla SD2000 in Soccavo. Prova a spingere qui, palla in mezzo per Calabro, che occasione che si mangia Calabro da solo davanti alla porta, con lo specchio di porta praticamente tutto libero per lui. Tiro smorzato che finisce tra le braccia del portiere avversario. Siamo già dall'altra parte. Ogni situazione può rivelarsi determinante ai fini di una vittoria che porterà una delle due squadre ad andare la coppa. Palla per Calabro, che gol dei Patet, che vanno in vantaggio con tre tocchi, palla che arriva a Calabro che la spizza di testa, la schiaccia a terra, palla che sfila le spalle del portiere degli FC Chiavata e c'è il vantaggio dei Patet. Calabro riscatta subito il grande errore con un gol di pregevole fattura. In maglia 20 che sta dominando lì dietro e ha trovato un grande assist per il gol di Calabro. Ancora lui spazza in avanti per il destro, il sinistro, la palla resta lì, flipper impazzito e poi Cimbino si salva. C'è stata un'ottima intesa tra Ciampaglia e Calabro. I Patet hanno un'ottima esperienza e non sono alla loro prima finale. Qui ancora Calabro con la suola, si salva Cimino, poi prova a uscire, palla che resta lì Calabro, cosa si è mangiato? E qui intanto le occasioni cominciano a pesare sui Patet, perché davvero qui si poteva già stare minimo su un 2-0, ma Calabro si è mangiato un'altra occasione davvero succulenta. Si resta sull'1-0 ed è una grazia per gli FC Chiavata, che adesso vanno in gol, incredibile! Gol mangiato, gol subito, è la regola del calcio e gli FC Chiavata vanno in gol con il loro numero 9, incredibile, Cagliazzo si è girato benissimo e col destro ragazzi possiamo fare il cambio neri, aspetta un attimo, lo palo più lontano, davvero incredibile perché i Patet si potevano portare su 2-0 in più occasioni. Calabro troppo sprecone e alla fine i Patet sono stati puniti e adesso vediamo chi reagisce meglio psicologicamente. Chiusura in out, sarà ancora palla dentro Conversano a botta sicura, che parata, grande risposta di Cimino che salva in corner altro pallone. E pensare che su questo campo facevi dei gol, segnare già più di un gol in questa partita. Platone spalla alla porta, la difende, l'appoggia per il suo 9, che prova il tiro, rimane inerme il portiere avversario, però sembra essere la spina nel fianco che può far male ai Patet. Fin qui però la difesa in maglia verde si difende bene. Ecco Calabro che sta facendo un buon lavoro a scendere, a salire, ecco che si viene a prendere palla e prova con la sua fantasia ad avanzare, guadagna metri, si accentra il tiro, lo avevamo detto, Calabro si abbassa, prende palla e con la sua fantasia si accentra per calciare, questa volta fa male a Cimino che non può nulla, la classe e la fantasia di Calabro al servizio dei Patet che si riportano in vantaggio 2-1. Calabro si è abbassato nuovamente, Conversano si sta accendendo lui, dribbling secco, può provare con la puntazza, Conversano si sta accendendo e qui si infiamma il match, l'esecuzione è diversa, parte Vitolo, rincorsa, no, l'esecuzione è sempre la stessa, palla alta, finisce il primo tempo, Patet 2
FC Chiavata. Eccoci qua con Capiro all'intervallo di questa finale 2-1 per i Patriots per il momento. Allora Claudio, questa partita, scambi continui da te e Calabro, vi cercate sempre in campo e questo forse sta facendo la differenza. Un tuo commento a questo primo tempo? Giocando da anni insieme è un asse che funziona fortunatamente, però dobbiamo semplicemente dare tutto per vincere questa partita. Sappiamo che è una finale difficilissima contro una squadra che non mola mai, quindi sarà difficile portarla a casa. Senti, qualcosa da migliorare per il secondo tempo, che comunque un gol l'avete subito, forse un po' sui lanci soffrite un po' Cimino che cerca sempre Platone. C'è tutto da migliorare, in fase difensiva, in fase offensiva, bisogna essere attenti dietro, essere cattivi, perché così si portano a casa le partite. Va bene, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Ciao. Chi se la può scordare? E si riparte con questa finale secondo tempo tra gli FC Chiavata e i Patriot. Gli FC Chiavata ripartono i Patriot. Tira prova Calabro, praticamente dal centrocampo si è salvato con i piedi Cimino. Adesso c'è Ercole sul punto della battuta. Ercole la pallone, intervenire su questo pallone, Cagliazzo, palla per Ercole, c'è la grande uscita di Orlandi, di Oriali, Oriani, scusate davvero, dare un po' di positività per gli FC Chiavata che devono cercare di fare adesso loro la partita. Guardate Conversano in surplus e poi prova a chiudere sul secondo palo. Anche Riolo no, per il momento solo questo cambio. È uscito Ciampaglia, è entrato Calabro che apre per Ferrara che si accentra, può provare anche il tiro ma allarga per Conversano che a portiere quasi battuto alza troppo. Conversano tutto male, lo dicevamo in telefono, fantastico Conversano, al punto che io sarei indeciso a chi dare, se dovessi dare attenzione Calabro, è andato al tiro, ha provato a sorprendere Cimino che però si è fatto trovare pronto e si fa trovare pronto anche. Sì, mi trovo. Palla lunga, la chiusura di Ercole. Conversano, apre per Calabro, Riolo ancora per Calabro, era un tiro cross vicinissimo. Ma bella azione. Bella azione dei Patata, bellissima, che ha coinvolto tre uomini e ha coinvolto addirittura Riolo. Palla in mezzo, Cagliazzo, Oriani si salva, incredibile. Che occasione micidiale per Cagliazzo da solo davanti alla porta. Oriani. Bravissimo nelle uscite. Che mi devi dire? Ah, già ho capito. Coppetta. Chiudi sta partita, vai. Attenzione. Conversano. Palla in mano. Incredibile. Calabro si dispera. Mamma mia, sembrava aver segnato. Mamma mia, fratello, mi sto congelando. Piat palo! Tua! Bella Paco! Un minuto, adesso la partita la fanno giustamente i Chiavata che ci vogliono sperare fino alla fine. Calabro! Cimino! Palo! Palo di Calabro, botta sicura dall'altro lato! Incredibile! Ho fatto Mbappé contro la Francia per l'ultima sciabolata disperata. Conversano finisce qui con la chiusura di Conversano, la vittoria dei Patata.